E adesso come ti faccio atterrare? Salve ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Allora, oggi ci facciamo una bella passeggiata in montagna. Mi sono portato tre fototrappole, voglio vedere se riesco a posizionarle in qualche posto che mi piace. Ho messo delle batterie a litio ricaricabili in modo tale che possano durare un po'. Ce le voglio lasciare qualche mese, diciamo, poi vediamo come andranno le cose, però non tornerò prima di un mese sicuramente, un mese, anche due mesi. Va bene, e oltre alle fototrappole mi sono portato anche il DJI Neo, un drone che ho acquistato pochi giorni fa e penso che mi potrebbe essere utile per fare delle belle riprese qui in montagna. Quindi l'ho portato, dico adesso proviamo, così vediamo anche se questo piccolo signorino può essere utile per farci fare qualche bel video, quindi per farmi fare qualche bella ripresa. Certo, non ho il controller, quindi non lo utilizzerò con il controller, non lo utilizzerò neanche con il cellulare, l'applicazione la utilizzerò soltanto per cambiare qualche settaggio riguardante la distanza di allontanamento oppure l'alzata verticale, eccetera. Lo utilizzerò soltanto con le funzioni che ha il drone già programmate sul suo software. Poi c'è un po' di vento, quindi devo stare anche attento a non farlo alzare tanto, va bene. Comunque adesso andiamo dall'altra parte del lago, dove la zona è un po' più libera, dove ci sono meno piante, qui c'è un boschetto, quindi sono un po' vincolato. Quindi andiamo dall'altra parte del lago, poi risaliamo la collina e vediamo se il drone riuscirà a regalarci qualche bella emozione. Qui questa zona è piena di sentieri. Guardate, qui ce n'è uno, vedete? Qui ce n'è un altro che scende sotto, però sembrano convergere. Ma gli animali qua scendono a frotte. Guardate, qui ce n'è un altro. Ma d'altronde è anche normale, perché qui sotto c'è il lago e quindi è normale che scendano tanti animali a bere. Ed è anche per questo, insomma, che sono venuto a mettere la fototrappola qui in questa zona. In questa posizione penso che la funzione droni dovrebbe essere molto bella. Ho il lago alle mie spalle, il sole alla mia destra, faccio alzare il drone mentre indietreggia in modo da inquadrare tutto quanto il lago. Vediamo come va.
Eccolo che va e si solleva. Ho messo la distanza massima a 10 metri in modo da avere un'immagine grandangolare. E sta tornando docile docile a casa. L'unica cosa è che non arriva proprio preciso, bisogna andargli incontro. Sono appena entrato in una bella faggeta, direi giovane, piante giovani. Faccio un giro qui, questa zona, a vedere se posso mettere qualche fototrappola qui in zona. Il bosco è sicuramente molto bello ed è anche più asciutto rispetto a dove ho messo io prima la fototrappola sotto. Il problema è che se passa qualcheduno qui la fototrappola me la vede sicuramente. Adesso proviamo la funzione faro. Con questa funzione in pratica il drone mantiene il soggetto al centro dell'inquadratura, però lo segue in tutti quanti i suoi spostamenti. Quindi proviamola e vediamo come va. Adesso invece andiamo a provare la follow, perché andiamo verso quel trattore e andiamo a riprendere le chiavi della macchina. Vedi come mi segue? Vedi come mi segue? È un drone. Mi viene dietro e fa le fotografie, fa i video. Quello che voglio. Vedi, da marabia. No, questo è un hobby, è una passione. Sì. L'ho compreso su Amazon. L'ho comprato su Amazon. Mo vado di su e questo mi segue. Ciao, buon lavoro.
Il bello della montagna, anzi il brutto della montagna, è che il tempo cambia veramente in modo repentino, quindi basta una nuvola abbastanza grande che la temperatura si abbassa di diversi gradi e poi potrebbe venire anche a piovere. Non dovrebbe essere oggi perché si vede lì il sereno, però la temperatura comunque si è abbassata. Allora, una cosa che vi volevo dire, che mi è successa stamattina, è questa, che quando sono venuto su con il drone, praticamente l'ho trovato completamente scarico, cioè l'ho lasciato a caricare stanotte, però evidentemente è successo qualcosa, quindi qualcosa che devo capire bene, e il drone non mi si è caricato per niente. Fortunatamente io porto sempre con me un power bank, eccolo qua, io porto sempre con me un power bank, questo è un fast charge, è da 5000 mAh, quindi non è neanche eccezionalmente grande, però è stato più che sufficiente per permettermi di fare qualcosa con questo drone. Certo ci è voluto un po', però intanto mi sono fatto una camminata, ho posizionato una fototrappola, adesso ne ho altre due, vediamo dove le posso andare a posizionare. Questo per dirvi che la batteria del drone, sapete, dura pochissimo, 10 minuti, sono veramente molto pochi, però portandosi dietro un power bank come questo si riesce a ovviare a questo inconveniente. Si rimette subito il drone a ricaricare dopo ogni sessione lavorativa, lo si mette a ricaricare e quindi abbiamo sempre il drone abbastanza carico. Adesso ha due tacchette, quindi qualche cosina si può sempre fare. Allora, che cosa penso? Penso che utilizzare questo drone per andare a fare fototrappolaggio in sé per sé, giustamente, non è che possa servire. Serve se vogliamo fare delle belle riprese. Indubbiamente, ecco, magari in questa zona delle riprese del lago, oppure riprese dall'alto, abbiamo visto il cerchio, abbiamo visto anche il follow me, è fatto veramente molto bene. Avete visto come mi sono avvicinato al trattore, come ho girato vicino al trattore della ruspa, come ho girato vicino alla ruspa e lui si è fermato mentre io parlavo, mi ha seguito, poi siamo andati avanti. È veramente una cosa molto fatta veramente molto bene, funziona veramente molto molto bene e penso che sia una delle cose migliori, una delle funzioni migliori, perché mi permette di riprendermi mentre cammino magari per il bosco e quindi insomma penso che sia eccezionale. Dato che siamo in campo aperto, diciamo così, quindi qui non c'è niente, proviamo anche a fare l'ascesa con rotazione. Ho messo l'altezza a 10 metri, il massimo, e vediamo. 10 metri.
Benissimo. Allora ragazzi, sì, questa zona mi piace pure. Lì c'è il lago, quindi qua tranquillamente potrebbero passare gli animali, si potrebbero fermare. Allora, la terza fototrappola la vado a mettere qua. Faccio passare qui dentro la cinghia. Speriamo che ci passi anche il cavetto di sicurezza. Così vado a inquadrare questa zona. Non so se questo forse gli può dare fastidio, ma al limite lo spunto un pochettino. Va bene, sì, piazziamola qui, così abbiamo fatto tutte e tre. Ok ragazzi, qui non c'è bisogno di metterci niente perché è abbastanza mimetizzato, poi non viene nessuno. Adesso mettiamo il cavetto, poi ci allontaniamo e andiamo via di corsa. Dai. Ok, adesso saliamo qua sopra, ho impostato la funzione circle, in pratica cerchio. In piano 4 metri, quindi grosso modo ci dovremmo essere. 4 meters. Circle 3, 2, 1. Adesso si allontana, arriva a 4 metri e mi dovrebbe girare intorno. Perfetto. Ultima funzione che non abbiamo provato è la direction track. La direction track, praticamente il drone ci precede mentre noi camminiamo. È una funzione che penso che nel bosco non è che vada molto bene, quindi magari per portare con me a fare escursioni, camminate nei boschi, non credo che questa funzione vada bene, però c'è e ve la faccio vedere in questo spazio aperto. Adesso andiamo, facciamo partire il drone e vediamo che cosa, come si comporta. L'ho messo alto, avrei potuto metterlo anche più basso, l'ho messo alto, adesso cammino e il drone me lo perdo, in pratica non mi ha visto. Facciamo atterrare, ok, riproviamo, forse ho sbagliato qualcosa. Ecco, adesso mi ha preso bene, andiamo. In pratica, mentre cammino, il drone mi riprende. Per evitare gli ostacoli che giustamente lui non vede, devo cambiare io direzione, però è difficoltoso, vedete, perché in questo caso il drone, non so se mi sta seguendo, però in effetti non va bene che mi dovrebbe precedere. Se torno indietro, va bene. Diciamo che questa funzione non è che la trovo tanto utile, non lo so, c'è,
Va bene, però vedete il drone se ne va a destra, quindi mi perde. Poi dopo diventa un follow me, perché ecco, dopo mi segue, diventa un follow me. No, questa non è una funzione che mi piace molto. Ok, avviciniamoci, vieni. E adesso come ti faccio atterrare? Ah, ecco qua. Va bene. Comunque, vi ripeto, questa non è una funzione, secondo me, molto valida, perché avete visto che il drone si è spostato a destra e a sinistra. Ho avuto anche un po' paura perché lì c'è l'acqua. Quindi per riprenderlo devi cambiare direzione, poi diventa un follow me. No, questa non è sicuramente una funzione utile, soprattutto per il bosco. Allora ragazzi, in pratica il drone è completamente scarico, il power bank è completamente scarico, le fototrappole le ho piazzate, quindi penso che adesso me ne rientro, anche perché il sole sta scendendo e qui in montagna incomincia a fare un po' freschetto. Tra un mese, come vi dicevo, torneremo a vedere, a controllare le fototrappole, sempre se non fa la neve, altrimenti rimandiamo a tempi migliori. Va bene, grazie di essere stati con me. Oggi ci siamo fatti due passi qui in montagna e abbiamo messo qualche fototrappola, abbiamo visto un po' il drone come funziona. Va bene, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale. Un saluto da Marcello e al prossimo video, ciao! Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale.